Salve a tutte e tutti, ed innanzitutto spero che abbiate trascorso un felice Natale, delle buone feste, perché poi si deve riprendere con le cazzate di sempre. Beh, infatti adesso stiamo qui a commentare dal ritorno dal Natale, che già siamo ritornati dal Natale da molti giorni. In pratica siamo reduci dalle feste natalizie da 4 giorni, che sembrano un'eternità, perché io volevo, dopo il video degli auguri della vigilia, fatto nella vigilia di Natale, volevo fare altri video. Ma dicevo, siamo reduci dal Natale da 4 giorni ormai. E oggi ho ascoltato nella tele una cosa strabiliante che sarà l'argomento del giorno. Quindi in meno di 3, 2, 1, l'argomento del giorno. Mi sono levato il cappello perché fa caldo. Vabbè che sono uscito fuori, ma Renzi annuncia per l'ennesima volta, perché ormai ci ha preso gusto, non so se annunciarlo a prenderci per scemi, ma ha annunciato dopo le feste di Natale, che si vede che gli hanno fatto tanti regali, niente poco di meno che le sue dimissioni. Sì, avete capito bene, perché io già ho fatto, non so se l'anno scorso o 2 anni fa, un video nel quale dicevo, forse non 2 anni fa, forse 1 anno e mezzo, che Renzi annunciava le sue dimissioni se non sarebbe successo qualcosa che poi puntualmente non è successa. E quindi lui non si è dimesso. Adesso dice che se non passa il referendum, lui moralmente si sentirà uno sconfitto e quindi annuncia le sue dimissioni. L'annuncia prima del risultato del referendum, quindi significa che se il referendum non ha il risultato che lui vuole, e io me lo auguro, lui si dimette. Beato chi ci crede, perché fino adesso non si è mai dimesso, primo. Secondo, anche che importanza ha se lui si arriva a dimettere, se magari arriva verso il termine il suo mandato. Magari, ecco, il referendum non passa e lui, invece di ricandidarsi, perché si sarà stancato di fare il presidente del Consiglio dei Ministri, adduce quello come pretesto per ritirarsi dalla politica. E allora, a 4 mesi dalla scadenza del suo mandato, si ritira. Si ritira prima perché non riesce a risolvere i problemi del paese e dice che invece è stato lo smacco del risultato del referendum che lo ha inquietato. Quindi per me succede che magari ha già in mente di ritirarsi da premier, però non sa come farlo, perché non riesce a risolvere problemi importanti. Tanto saranno in molti che credono che lui abbia il coraggio di dimettersi se il referendum va contro i suoi auspici. E poi un'altra cosa, il risultato. E poi un'altra cosa, non è che già gli manca poco per ritirarsi, quindi che lui si ritiri qualche mese prima, come ha fatto Monti, se non mi sbaglio, come anche ha fatto Berlusconi, che è rimasto fino all'ultimo, poi si è ritirato. Dopo che ha ottenuto la fiducia, 3 o 6 mesi dopo si è ritirato, perché tanto gli mancava poco ad andarsene. Allora, che bel gesto, si ritira. E beh, ma si sarebbe ritirato comunque. Che necessità abbiamo noi italiani di avere questi politici che fanno questa politicheria da 4 soldi? Mi ritiro, non mi ritiro. Se il referendum non ha il risultato che io voglio, mi ritiro. Ma dove ti ritiri? Ti ritiri perché sei insoddisfatto da quello che volevi ottenere? Sei egoista e poi ti ritiri dalle tue responsabilità. Perché magari deve rispondere di molte cose, Matteo Renzi, che ne risponda prima di ritirarsi. Perché in Italia succede che quando si ritirano anche dalle responsabilità che
hanno acquisito facendo delle cazzate al governo. E invece no, che ne rimangano a risponderne, che si ritirino sì, ma che ne rispondano delle cose che devono risponderne, perché se no sono tutti bravi a stare parecchio tempo al governo, parecchio tempo governando, e poi si ritirano dalle loro responsabilità. E così non va. Devono essere responsabili. Si ritirano da che? Da sto cazzo si ritirano. Hanno accettato di governare, hanno fatto delle cose come la legge salva banche, che salva le banche, e in questo modo le banche si sentono tutelate di schiacciare e prevaricare i diritti dei cittadini. Fanno la Jobs Act, che in definitiva dà troppo spazio alla ripresa delle industrie, e le industrie schiacciano i lavoratori dipendenti. Il precariato abbonda, e vabbè che quando le fabbriche e le industrie stanno in una posizione di crisi, bisogna agevolare le leggi sul lavoro. Ma poi, se diventano delle leggi generalizzate per qualsiasi industria, allora non sono delle leggi speciali per aiutare l'industria, ma sono delle leggi ordinarie e non straordinarie per affossare i dipendenti. D'altra parte, l'Italia e altri paesi europei attuano ipocritamente. Dicono che tutte queste leggi sul lavoro, la precarizzazione continua e costante, progressiva del lavoro, vengono fatte perché c'è troppa competizione da parte di paesi come la Cina, che non rispettano le leggi sul lavoro, non rispettano i lavoratori, e che quindi riescono a ridurre di molto i costi sulla manodopera. Allora, in questo modo, anche gli industriali italiani possono sfruttare i lavoratori italiani come fanno i cinesi nel resto del mondo. Invece, di imporre il nostro senso della giustizia lavorativa, si arriva a imitare chi i lavoratori li tratta da schiavi. E poi si tratta della Repubblica Popolare Cinese, ROC, che in teoria invece dovrebbe essere una repubblica di lavoratori, dove il lavoro si dovrebbe rispettare. Infatti hanno come simbolo la falce e il martello, che sono simboli del lavoro. E invece lì, proprio sulla base di questa ideologia del rispetto del lavoratore e del lavoro, il lavoro è sottopagato e si abusa del lavoratore. E noi in Italia, che siamo occidentali, capitalisti, e borghesi, dovremmo imitare lo sfruttamento del lavoro e l'oltraggio al lavoratore di paesi che si dicono i paladini, difensori dei lavoratori. È un assurdo, vabbè. Allora, perché i paesi occidentali, Italia in primis, non denunciano questa situazione a livello internazionale? Semplice, perché c'è la speculazione di mezzo. Infatti, riceviamo attraverso lo sfruttamento della manodopera in Cina, materie prime e semi lavorate a bassissimo costo. Quindi ci fa comodo lo sfruttamento in Cina. Del resto, anche molti industriali italiani, oltre che occidentali e mondiali, che hanno dislocato in Cina, creando maggiore disoccupazione in Italia e nei paesi di origine, gli conviene lo sfruttamento del lavoro in Cina, perché poi vanno a fare cose made in Italy in Cina, che ritornano quei prodotti finiti, soltanto che ci mettiamo in Italia l'etichetta Made in Italy e diventano prodotti italiani. E alla fine il disoccupato italiano, con i sussidi di disoccupazione, compra degli articoli che solo sono fatti per il consumo nostrano, come la pasta al grano duro, che si vende più in Italia che nel resto del mondo. Però quegli articoli sono fatti in Cina secondo criteri e standard italiani, da operai cinesi sfruttati fino al midollo, schiavizzati a morte. Quindi produrre là abbassa i costi, però produce disoccupazione in Italia. E i disoccupati italiani stanno a carico dello Stato perché vivono di sussidi, e con quei sussidi alimentano il circolo vizioso perché comprano i prodotti nostrani fatti in Cina, da schiavizzati cinesi, che creano maggiore disoccupazione in Italia. E
E quindi non so verso cosa andremo incontro, perché meno si lavora in bianco, più si precarizza legalmente in Italia, più c'è disoccupazione e cassa integrazione, più le industrie devono uscire fuori dall'Italia, andare in Cina per produrre quello che il lavoratore, il cassa integrato, il disoccupato consumano. Ecco, più si produce in Cina, più si risparmia, però più si crea disoccupazione e marginalità in Italia. E più si crea quella marginalità, e più si va a fabbricare in Cina. Ecco, questo Matteo Renzi non lo risolve. Non c'è da parte dei politici italiani, di destra o di sinistra, una volontà di denunciare il dumping cinese che sta strozzando l'economia di tutto il mondo. Perché loro possono fare quello che vogliono con gli apporti delle pensioni che non c'hanno. Infatti in Cina non c'è pensione, non c'è assistenza gratuita medica come in Italia. Insomma, l'impresario cinese che poi è di Stato non ha le stesse spese che l'impresario italiano in Italia. Certo, per quello che poi l'impresario italiano preferisce costruire il Made in Italy in Cina per non avere quelle spese. Ma c'è anche da dire che poi gli aiuti dello Stato alle imprese sono drogate, strogenate in Cina, perché direttamente come non possono aiutare lo Stato, non può aiutare le imprese cinesi se le imprese cinesi sono tutte di Stato in pratica. Allora non ha limiti alla finanziazione lo Stato cinese e a dare aiuti economici alle imprese, gli stessi limiti che abbiamo in Occidente. Perché le imprese sono generalmente private in Occidente, allora gli aiuti di Stato vengono visti come sleale competizione. In Cina no, in Cina le imprese sono tutte di Stato e le banche anche, e il denaro anche, e quindi si retroalimenta lo Stato perché alimenta le proprie aziende e imprese, non le fa fallire anche se sono in una situazione fallimentare, e quindi sono competitive incluso quando dovrebbero chiudere, perché sovrapproducono, svendono i prodotti, gli costa carissimo produrre, si indebitano fino al collo, ma sono tutti dipendenti di Stato. E allora basta drogare, estrogenare, l'economia di quelle imprese e ridurre il credito negativo a zero. E quindi gli condonano, gli cancellano i debiti alle industrie che sono di Stato. E gli danno altri crediti semplicemente per sovrapprodurre e inflazionare il mercato dei loro prodotti, facendo fallire quelli che non sono più competitivi perché non hanno assistenza di Stato e condoni fiscali di Stato. La Nokia con la quale mi sto filmando, l'Asha 302, può chiudere da un momento all'altro. Invece le fabbriche di cellulari cinesi no, perché anche se hanno miliardi di euro in debiti, li condonano e anzi li trasformano in credito. Renzi non protesta per salvare il Made in Italy, il vero Made in Italy che è rimasto in Italy, dalla competenza sleale del Made in Italy fatto in Cina da impresari italiani che non riuscivano a sopravvivere in Italia, e che paghino quello che corrisponde agli impiegati e agli operai cinesi. Voglio vedere poi quanto competitivo è il costo di un cellulare cinese fatto in Cina nei confronti di un Apple o di un Nokia o di un Samsung? Beh, l'elemento che mi ha ispirato a fare il video di oggi, a 4 giorni dal Natale e a non so se più di a 5 giorni che ho fatto, mi sembra più di un mese, ma a 5 giorni che ho fatto gli auguri della vigilia di Natale, è stato l'annuncio da parte di Renzi Matteo che lui si dimetterà se non otterrà l'esito che vuole ottenere nel referendum. Se voi non volete Matteo Renzi e credete nella sua parola, anche se volete votare assieme a Matteo Renzi, votate contro quello che lui vuole ottenere nel referendum, se volete che si licenzi. E poi sperate nella sua buona fede e nella sua buona volontà, che ha detto che se lui non otteneva il risultato che si era proposto ottenere nel referendum, si dimetteva. Beh,
Beato che ci crede. Io non ci credo perché proposte simili già le ha fatte nel passato. Ma se gli credete e volete cacciarlo via dal governo, allora votate contrariamente alle sue aspettative. Allora di sicuro lui si dimetterà. Fa caldo, devo tornare a casa, quindi. Mi commiato da tutte e tutti voi, cioè vi saluto, vi lascio e vi aspetterò a un'altra occasione. Grazie di seguirmi. Vi ricordo che sto in Instagram, che ultimamente sto anche in Vine e sto anche un po' dappertutto. Basta che cerchiate Sant'Enchan in Google, mi googliate Sant'Enchan. E magari Sant'Enchan fra virgolette, e vi apparirà tutto quello che è relazionato alla mia persona, alla mia produzione online. Vi lascio. Allora mi raccomando, volete che se ne vada Matteo Renzi dal governo? Votate contro le sue aspettative nel referendum, che ancora non si sa di che cazzo si tratta, perché nella RAI parlano di sto referendum 2 o 3 volte, mi sembra ne hanno parlato, ne hanno accennato, ma non dicono di che si tratta. Questa è una cosa molto interessante. Parlare che ci sarà un referendum in 30 secondi, ma non dare istruzione, magari si vota domani e la gente non sa che cazzo andrà a votare. Quindi io non so ancora di che si tratta sto referendum, perché non l'hanno spiegato, lo spiegheranno il giorno delle votazioni, le istruzioni al voto. Però se voi non volete Matteo Renzi come premier, credete nella sua buona fede, nella sua volontà di compiere con la sua stessa parola, votate, contro il risultato che lui si propone ottenere nel referendum. Se lo volete al governo, invece, votate secondo le sue aspettative. Ligi alla sua volontà. Vi lascio, votate se volete Ligi, ma non votate Gelli. E alla prossima. Grazie di seguirmi numerosi e di votare mi piace ai miei video e di iscrivervi al canale. Ciao dal vostro Sant'Enchan.